Teniamoci pronti ogni giorno per il Signore. Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici. Accogliamo il Vangelo e la parola di Dio che anche oggi toccherà le nostre vite. Leggiamo Matteo 24, 42, 51. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Amen». Carissimi amici, oggi, domani e dopodomani leggeremo i capitoli 24 e 25 del Vangelo secondo Matteo. E tra l'altro in questa settimana concluderemo anche la lettura nel tempo feriale del Vangelo di Matteo. Siamo sempre nel discorso escatologico e vorrei vedere questi tre giorni, quindi giovedì, oggi, domani, venerdì e sabato, come giorni nei quali il Signore ci parla in questo discorso escatologico e ci fa preparare non solo per la sua venuta, ma anche per incontrarlo nella nostra vita. Ecco che oggi abbiamo, potremmo dire, un comando da parte sua, una esortazione. Vegliate. Questo verbo che sta a significare non dormite, non addormentatevi. La veglia è un'azione tipica della sentinella, un'azione tipica di coloro che sono custodi di un bene, custodi di alcune persone che fanno da guardia del corpo, che fanno da guide, che fanno da vedetta per scrutare se qualcuno viene e per custodire quel bene o quella persona. Gesù dice: vegliate. Gesù oggi ci sta dicendo: siate sobri, non addormentatevi, lasciate che la mia parola entri e trovi un posto in voi. Quindi non è un discorso per spaventare, quando dice tenetevi pronti, quando dice come il ladro viene di notte e il padrone di casa non lo sa, allora deve vegliare, così anche voi siate pronti. Quindi Gesù ci dona questa esortazione attraverso anche questa piccola parabola del servo fidato e prudente, messo a capo dei domestici e il padrone per dare loro cibo a tempo debito. Gesù dice: beato quel servo che quando arriverà il padrone lo troverà ad agire in questo modo. Troverà ad agire in un modo prudente, in un modo fidato. Qual è la prudenza che oggi ci chiede il Signore? Qual è la prudenza che chiede a me oggi Dio, se non quella di compiere passo dopo passo nel Suo nome?
fidarmi di Lui, fidarmi della Sua provvidenza, fidarmi del Suo progetto, fidarmi che Lui è al mio fianco, che Lui è il mio custode, fidarmi che Lui cammina con me. Oggi quindi siamo chiamati non tanto a pensare quale giorno arriverà il Signore, ma a pensare come oggi io vivrò questo giorno, come oggi io mi terrò pronto, come oggi io sarò sveglio, sarò sobrio, non mi lascerò addormentare da quello che mi propone il mondo, dalle ideologie, dalle novità, dalle contraddizioni, ma io voglio essere sveglio, seguire il Vangelo di Gesù Cristo ed essere aperto alle sue sorprese, alle sue meraviglie. Dio è un Dio che ci sorprende giorno dopo giorno. Teniamoci pronti, perché oggi passa nella nostra vita e quando passa trasforma le tenebre in luce, la tristezza in gioia. Allora vi invito, carissimi amici, ad aprire il vostro cuore, la vostra mente all'azione di Dio. Vieni, oh Signore Gesù, oggi. Entra nella mia vita. Io voglio tenermi pronto per il tuo passaggio. Voglio essere sveglio. Donami il tuo Spirito Santo che mi apre gli occhi, che mi dona di seguirti, di camminare in te, con te, oh Signore. Ti offro le azioni di questo giorno, oh Signore. Ti offro i sentimenti del mio cuore, i miei pensieri e credo che con te questa giornata sarà meravigliosa, perché tu mi guidi, tu mi conosci, tu conduci il mio cammino per la via giusta. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, allora oggi, come slogan, teniamoci pronti ogni giorno per il Signore. Teniamoci pronti in questo giorno per la sua venuta, perché verrà e ci sorprenderà. Grazie per avermi accolto. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e dalla Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. A sete di te.